perché chi è già adulto e ha un pensiero opposto sa difendersi, chi è giovanissimo no, non lo sa fare, è per questo che vanno educati i ragazzi, vanno educati i bimbi alla, come dire, all'avere, alla poter avere una vita sociale, viviamo in una società, viviamo con gli altri, non siamo in un eremo, e al rispetto degli altri, al rispetto di genere, che anche quello tra i bambini non c'è differenza, io ho una bambina di 6 anni, non c'è differenza tra loro, è qualcosa che ti inculcano negli anni e che è contenuta anche nelle parole, no? Con cui ci esprimiamo, con cui chiamiamo le femminucce, vuol dire codardo, perché sei una femminuccia vuol dire che sei un codardo, no? Non ho capito perché codardo ha un significato, no? Perché femminuccia deve essere femminuccia, una femmina piccola. Proprio il contrario. Che... Però, insomma, sul legittimare un clima di odio, sul clima d'odio e di arroganza e di prepotenza e di aggressività crescente, abbiamo fatto nascere questo ultimo film che è nelle sale in questo momento, che si chiama Ma cosa ci dice il cervello? È un titolo folle che abbiamo scelto. È un modo di dire molto corrente a Roma. Tra i romani è, ma che te dice il cervello? Io me so capito, o mi sono capito, capita, è una cosa e allora sentivo da ragazzino, non sentivo più da secoli. Sì, sì, è vero. E niente, questo film parla di questo, parla dell'aggressività crescente, parla di quello che ci accade in macchina e dell'abitudine che abbiamo fatto alle cattive abitudini. Abbiamo fatto l'abitudine a delle, come dire, continue infrazioni di traffico che possono essere molto pericolose, che però almeno nella mia città, a Roma, in molte cose, cioè non c'è nulla di inventato nelle storie che raccontiamo, raccontiamo un percorso nel traffico a cui uno è abituato a tutto, puoi tirar sotto uno perché sta attraversando e non è sulle strisce, ma tanto se tiri sotto una se travolgi una persona e hai ragione, non ti frega, penso, di avere ragione poi, se una persona muore l'hai uccisa tu, quindi evidentemente stai costantemente in un clima di tensione. E poi insomma gli episodi li conosciamo nella mia città, io parlo della mia città, insomma la cronaca ci racconta anche di altri luoghi dove c'è un impazzimento generale, anche insomma un'ansia, una follia, per cui se fai notare qualcuno che sta commettendo un errore, sta facendo qualcosa che non si può fare ed è tuo dovere di cittadino farlo, dire la tua con educazione, è possibile che, come abbiamo detto nell'altro film, arrivi uno e ti dà una mazzata, bene che ti va sul parabrezza o peggio, purtroppo come è accaduto. Altre cose che sono accadute che ci hanno molto impressionato era questo di legittimare le competenze. La cronaca ci racconta di professori bullizzati con il benestare dei genitori, bullizzati dagli alunni con i genitori che insomma che non solo che li sostengono pienamente, di medici travolti dai pazienti perché il paziente si è fatto la diagnosi in internet e quindi tutti gli anni di studio di quello per diventare medico non sono serviti a niente, chiedono una prescrizione perché a quello serve il medico che lavora poi nel pubblico. E facendo delle ricerche, perché quando scriviamo ci documentiamo anche, no, su quello che succede, da quello che ci raccontano la cronaca, quindi anche ci andiamo a cercare molti articoli o molti fatti realmente accaduti, in realtà abbiamo capito anche che c'è una percezione, come dire, per molte persone conta non tanto la competenza ma lo stipendio, ovvero un medico pubblico guadagna meno, vale meno. Magari qualcuno che invece ha fatto una scelta etica, che non ha aperto uno studio privato per guadagnare, che magari va in missione in Afghanistan, come abbiamo raccontato noi, del nostro medico che nel film è interpretato la magnifica Lucia Mascino, e però il personaggio della signora Cafona è aggressiva, interpretato da Paola Minaccioni, che è straordinaria, lo fa benissimo. E le dice: tu non conti niente, se io volevo qualcosa andavo da uno bravo che c'ha lo studio privato, adesso tu mi fai questa prescrizione. E poi appunto gli episodi di aggressione fisica, insomma, ce li raccontano tutti i giorni, ce la racconta l'informazione. Anche questi sono argomenti molto duri, mi rendo conto che sto parlando di cose molto drammatiche, però l'hai sempre fatto.